Sasha, il bambino nato purtroppo senza occhi di cui vi ho parlato poco tempo fa, pensate che era alla ricerca di una famiglia e sembra che l'abbia effettivamente trovata. Il bambino è sano, però non vedrà mai per colpa di una rara condizione che solamente altri bambini nel mondo hanno, pochissimi. La mamma, già cresciuta in un orfanotrofio russo prima della sua nascita, ha deciso di rinunciare al bambino perché non si sentiva in grado di garantirgli le cure, o meglio, tutto il necessario per continuare a vivere. E così l'infermiera di Tomsk si è presa cura di lui. Però ha trovato finalmente una famiglia e mercoledì il bambino verrà affidato a questa famiglia, ripeto. Tuttavia, Svetlana Sirova, giornalista che ha raccontato la storia di Sasha e di questo bimbo, ha fatto sapere che è stata la magia del Natale realizzare il sogno del bimbo. Avrà delle sorelle con cui giocare nella nuova famiglia e tanto, tantissimo amore. L'infermiera si è presa cura di lui dopo essere stato abbandonato e andò con lui a San Pietroburgo, sempre in Russia, dove furono mandati dei piccoli occhi per impiantare i piccoli occhi per assicurare che il viso non si andasse a deformare. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Se voi andate a vedere questo bambino, effettivamente è un bellissimo bambino, a livello estetico è davvero carinissimo e molto speciale.